sono sul podio della settimana l'ETF di Deutsche Bank, esposto sulle azioni delle 20 maggiori società con domicilio e quotazione in Svizzera, e l'ETF emesso da iShares, che investe sulle società immobiliari quotate Real Estate Investment Trust, REIT, degli Stati Uniti. Hanno registrato la peggiore performance nella settimana l'ETF emesso da iShares, composto da società del mercato messicano, e l'ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle azioni del mercato messicano. Mostrano volumi elevati l'ETF di Deutsche Bank, che punta sui principali titoli del mercato azionario indonesiano, e l'ETF di Amundi, esposto sui principali titoli azioni del settore finanziario. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF di Amundi, che punta a replicare i mercati emergenti, esclusa la Cina. Forte interesse per l'ETF di Deutsche Bank, costituito da 50 azioni appartenenti a 22 differenti settori dell'economia indiana. Invito all'acquisto per l'ETF gestito da iShares, composto da 30 titoli azionari con rendimenti da dividendo fra i più elevati, selezionati tra le società dei paesi dell'Eurozona.